Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Oggi vi mostrerò qualche acquisto fatto da Acqua e Sapone e poi qualche acquisto fatto su Amazon. Iniziamo da Acqua e Sapone. Io dico Acqua e Sapone perché ho vicino quello, ma sono brand che trovate tranquillamente da Tigotà, da Caddis, insomma nel drugstore che avete più vicino. Se però avete vicino Acqua e Sapone, vi dico, la maggior parte di questi prodotti sono in offerta. Io li ho acquistati tranquillamente più di una settimana fa e ho verificato adesso, prima di iniziare a registrare sul sito, il volantino che presenta queste offerte è valido, è in corso fino al 7 di febbraio, se non erro, quindi dovreste avere insomma qualche giorno per approfittarne qualora per curiosità o necessità vi interessi uno di questi prodotti. Vi dico anche che però il volantino cambia, varia da regione a regione. Io sono in Lombardia, per chi non lo sapesse, non è detto purtroppo che tutte le regioni aderiscano alle stesse identiche offerte. Iniziamo dai prodotti un pochino più noiosetti, per così dire, perché in realtà io trovo importante darsi un po' di motivazione quando bisogna fare le pulizie e in particolare io cerco di prendermi un po' per il naso per l'olfatto. Ho acquistato questo prodotto di Coccolatevi. Coccolatevi è un brand che utilizzo, conosco con piacere perché ricompro senza sosta il profumatore, quello al muschio bianco, proprio quello da addizionare all'ammorbidente nel lavaggio, nel bucato, e mi trovo molto bene, c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo prodotto è anche un prodotto che ho in utilizzo, sto finendo e che quindi conosco, ed è un'essenza per ambienti e detergente universale, quindi un prodotto che potete utilizzare per pulire le superfici dure generali, ecco, non il legno, non cose pregiate o delicate o sofisticate, insomma, e che profuma anche, quindi potete utilizzarlo proprio anche come profumatore da solo o unendo le due funzioni. Io però lo ho e lo amo nella profumazione menta e pompelmo, che è una profumazione energizzante, un po' fresca, un po' frizzantina, ecco, agrumata. Lo sto terminando e ho deciso di provare un'altra profumazione. Non ce n'era una che mi convinceva del tutto, avrei dovuto annusarle, chiaramente questo non era possibile, e mi sono lanciata impavida verso vaniglia e magnolia. Ora, io non amo la vaniglia, non amo i profumi troppo dolci. È vero anche che questo non è un profumo per il corpo da indossare, da portarmi dietro sulla mia pelle e sui miei indumenti. Inoltre, speravo che la magnolia potesse comunque dare una sferzata un po' più fresca alla vaniglia. Bene, così non è. Devo dire che è comunque una profumazione, giustamente, insomma, piuttosto calda, piuttosto dolce. Non è una profumazione sgradevole, neanche per un naso che non apprezza la vaniglia, però mi appesantisce un po' l'ambiente, mentre quando faccio pulizie ho bisogno comunque di legare il profumo di questi prodotti a comunque un senso di fresco e di pulito, senza che sia necessariamente il muschio bianco o appunto queste profumazioni che leghiamo inevitabilmente al pulito, il profumo del sapone di Marsiglia. Però già solamente pompelmo è un po' più vivace, qui mi va un attimo ad appesantire, e siamo in inverno, quindi in estate potrebbe addirittura darmi fastidio. Però questa è una mia personale osservazione. Il prodotto secondo me è motivante e posso darvi un consiglio, vi consiglio quello con il pompelmo. Ok, per quanto riguarda invece il WC, mi serviva semplicemente un gel per WC. Cercavo, perché l'ha consigliato la Sabri, Miss Woman 73, su Instagram, quello della DAC schiumattiva, mi pare che si chiamasse, ma non l'ho visto. E quindi niente, ho preso un vicinetto qualsiasi. Questo è candeggina profumata gel 10 volte più bianco, alla profumazione di fiori. Ok, va benissimo. Io non miro di solito a quelli anticalcare perché qui non c'è calcare, però giuro che vi capisco se lo avete, perché per i primi 26 anni, sì, per i primi 26 anni di vita ho vissuto in una zona invece molto calcarea, però devo dire che apprezzo tantissimo. Qui non ci sono zanzare e non c'è calcare e si sta da Dio. Comunque,
Proseguiamo. Anche qui ho cercato di motivare le mie pulizie. Come ben capirete, sono un po' demotivata ultimamente. E ho comprato questo Ace Igiene Casa Crema Gel, che secondo me vuole un po' schiacciar l'occhio al vecchio amato Cif, che esisteva anche 30 anni fa quando ero piccola io. E, igienizza, elimina odori, sbianca, qui fa vedere appunto sia il bagno che la cucina, che delle sedie di plastica da esterno, è un prodotto sicuramente multiuso. Dovrò stare attenta al marmo, devo leggermi un attimo bene quando e dove usarlo, perché io ho delle superfici che mi fregano se non sto attenta. Ah, ecco, può essere utilizzato anche diluito, puro, si deve lasciare agire per un minuto, risciacquare e asciugare, oppure diluito, e a quel punto non c'è bisogno di risciacquare. Per accendere il bianco, per igienizzare, per pulire, grazie. Grazie, non avevo pensato. Sulle tue pirofile, per averle perfettamente pulite. Ah, ecco. Ok, vabbè, proverò. Vediamo se mi motiva. Ok, altra cosa super interessante, veramente imperdibile, sono le pastiglie della Polident per apparecchi e bite. Non è per la dentiera, giuro, non sono ancora arrivata fin lì, però io ho fatto un percorso simile Invisalign per raddrizzare, ma una cosa minima, puramente estetica, i denti, e quindi proseguo il mio mantenimento mettendo la mascherina di contenzione notturna, e quindi chiaramente la mattina la lavo, ma poi la lascio anche in un prodotto come questi, che appunto elimini il 99,9% dei batteri, che causa il cattivo odore, aiuta a rimuovere le macchie, a mantenere il colore originale, anche se vi dico che comunque le mascherine ogni tot vanno cambiate, va ripresa l'impronta innanzitutto per vedere se i denti si sono spostati, ma comunque a livello di igiene secondo me a una certa vanno cambiate. Efficace e delicato sulla maggior parte degli apparecchi dentali, benissimo. Sono 30 compresse e è un pulitore quotidiano, quindi vanno usate quotidianamente. Penso che sia garanzia di quanto io ami il deodorante Dove, in particolare l'original nella versione spray, anche se uso anche il roll-on, soprattutto in inverno. In estate mi sento molto più sicura con lo spray, poi appunto Fabio ci caccia dentro sempre anche una profumazione talco, anche se io preferisco la original, ha veramente un buon profumo di pulito, e vedo che anche lui ormai sta abbandonando l'Infasil, il neutro, quello proprio classico spray, e sta preferendo questo. A me l'Infasil dà reazione, è lui e ne sono certa. Se do la colpa ad un prodotto è perché non ho dubbi. Io come mi spruzzo l'Infasil mi vengono delle bolle allucinanti vicino all'ascella. Tra l'altro sono stata a fare, non era una cosa così entusiasmante, però mi è venuta in mente all'improvviso, sono stata a fare un'ecografia di controllo e, per un dubbio, tutto bene comunque, e il dottore mi ha chiesto che deodorante indossassi, ovviamente al seno e quindi si avvicina alla zona ascellare, perché dava reazione, entrava in contrasto con il gel dell'ecografia, e quindi lui stava cercando di fare una specie di indagine per capire perché alcune donne che indossavano determinati deodoranti avevano questa problematica, che poi non andava ad influire sull'ecografia, sull'esame, sul risultato, però con alcuni succedeva e con alcuni no. Con questo succede, non è, ecco, nulla di importante, però mi è venuto in mente in questo momento. Dentifricio, ci serviva qualche ricarica, Colgate Max White. Di solito non mi piacciono i Colgate, però Fabio ha preso questo. Ah no, però questo è quello, perché uno l'ho già aperto e pensavo che fossero uguali. Fatemi vedere, perché quello che ho già aperto è nero in realtà. Secondo me è anche questo. No, questo no. Ecco, ne abbiamo presi due. Uno è più classico e l'altro invece è quello nero, che di solito contiene carbone. Fa un po' strano vedersi i denti neri, però per fortuna poi si sciacquano e tornano bianchi. Ok, la parte più interessante, e io avevo già guardato sul volantino prima di andare, è tutta questa linea della L'Oreal Elviv, la Hydra Hyaluronic. Dunque, perché ho acquistato tutta questa linea? Perché, non solo perché era in offerta, tra l'altro conveniva anche rispetto a
Amazon, mi sembra. Ho confrontato qualche prezzo online e mi conveniva comunque prenderlo d'acqua e sapone. Ho provato un po' per caso questo shampoo, 72 ore di idratazione profonda con acido ialuronico per capelli idratati, morbidi, leggeri per un effetto rimpolpante e si rivolge appunto a capelli disidratati. Questa caratteristica di solito viene un po' compresa nei capelli secchi, sfibrati, danneggiati. Invece questo capelli disidratati mi ha fatto venire voglia di provarlo e sinceramente non riponevo grandi aspettative perché io spazio un po', faccio delle prove, ma poi alla fine nessuno supera l'Head & Shoulder, il 2 in 1, quello che ha sia shampoo che balsamo. Insomma, se seguite questo canale non è la prima volta che parlo di Head & Shoulder sicuramente, però ogni tanto rinfresco il discorso perché ci sono anche persone che si iscrivono negli ultimi giorni, ecco, che non sanno tutto giustamente di quello che mi piace e di quello che non mi piace, quindi l'avevo provato sperando che fosse sufficiente, perché poi io alla fine torno sempre dall'Head & Shoulder. Invece questo shampoo mi è piaciuto da morire, lo so che qui è pieno, io ne ho già finito uno che vi proporrò nei prodotti finiti. Avevo preso un pack da due, quindi comunque ne ho finito uno. Oddio, adesso stavo facendo un medio e me ne manca un altro, ma già che era in offerta ho deciso di riprendere uno shampoo, quindi uno lo ho in doccia e uno, adesso sapete dove ho disseminato i miei shampoo e il Vive Hydra Hyaluronic, uno è questo appunto che ho ricomprato. Poi ho preso appunto il balsamo, sempre con acido ialuronico, insomma la linea è quella e l'ho già provato. Tra l'altro l'ho usato una volta, questo è l'utilizzo di una volta. Ah, Michela, ti durerà molto. E, ho preso la maschera, vi dico, volevo quasi scegliere tra balsamo e maschera. Io di solito non uso balsamo e vado dritta sulla maschera, ma non sono sicura che sia corretta questa cosa, perché secondo me il balsamo serve per qualcosa e la maschera per qualcos'altro, ma al momento mi sfugge. Sì, ok, di solito la maschera è più nutriente, il balsamo, ma in realtà dipende comunque dagli ingredienti. Il balsamo è più idratante, districante. Nel dubbio ho preso tutti e due, perché sinceramente mi piace talmente tanto lo shampoo che ho voluto proprio buttarmi, anche se non è detto che poi mi piaccia tutto. Però è vero che utilizzare prodotti della stessa linea aiuti a ottenere il risultato desiderato e promesso dai prodotti stessi. La maschera non l'ho ancora provata, se il balsamo prometteva 72 ore di idratazione, anche la maschera. Pensavo che strafacessimo invece con la maschera, no, 72 ore booster di idratazione. Però per fare una cosa proprio fatta bene, dovrei usare tutte e due o dovrei usare uno dei due, alternarli, magari questo solo uno shampoo a settimana, l'altro ad ogni shampoo. Voglio proprio spulciarla bene questa situazione dei capelli perché me ne sto prendendo molto cura. Non so se poi si vede da un video, non credo, però mi sto impegnando un sacco, anzi, mi sto anche spostando parecchio, cioè dal make-up alla cura a 360 gradi di tutto, non che prima mi trascurassi, però mi piacerebbe, come vi ho già detto in altri video, approfondire anche altri settori, non focalizzarmi sempre, sempre solo sul make-up, perché poi va a finire che comunque due occhi ho, un paio di labbra, io ne ho un paio, attenzione, non so voi, di labbra, ho due guance, non riesco neanche ad utilizzare a volte tutte le cose che ho, a sfruttarle, a godermele, quindi risparmiare no, perché spaziamo, è un buon compromesso. E poi ho preso il siero, sempre appunto quello lì, di quella linea lì, per capelli idratante con il 2% di cosa? Di ialuronico? Penso di sì, arricchito con il 2% di Hyaluronic Care System. Non approfondiamo, rimpolpa istantaneamente i capelli, idratazione, aumenta il diametro della fibra capillare del 9% ogni utilizzo, 10 volte più idratazione, disciplina, non appesantisce. Wow, non appesantisce è vero, perché è un prodotto molto leggero, però formula regia c'è scritto appunto, senza risciacquo, però non mi ha proprio stupito.
Per adesso diciamo che il balsamo e lo shampoo mi sono piaciuti molto. Il balsamo, anche se l'ho usato solo una volta, mi è piaciuto, senza dubbio, veramente, veramente molto. Questo non lo so, devo ancora capire. E la maschera devo ancora provarla. Bene, direi di passare ad Amazon. No, non passiamo subito a Amazon perché mi sono dimenticata una cosa. Vabbè, a parte lo spazzolino di Fabio, che non credo che interessi a nessuno. Non perché è suo, ma perché beh, non è niente di... Cos'è? Un Colgate Soft Slim. Va bene, io uso quello elettrico. Con due prodotti, non mi ricordo se di L'Oreal in generale o di questa linea. No, di questa linea mi sembra, mi figuro il volantino. Con due prodotti della linea Hydra Hyaluronic vi danno un set di tre... Diciamo campioni, anche se sono un po' più grandi, sono 9,7 ml, quindi comunque è una buona dose da portarvi in giro se vi spostate o da usare a casa per provare il prodotto. Uno è l'olio straordinario, anzi due sono l'olio straordinario e una credo che sia la linea Purple per i capelli da tonalizzare. Io avendo preso quattro prodotti ho avuto due di questi kit. Poi ho avuto anche questa pochettina di Garnier, ma qui non lo sapevo neanche, me l'hanno data in cassa e l'ho scoperto in quel momento. Dato che è di Garnier, immagino che sia per l'acquisto, scontate, di queste due maschere, la Garnier Skin Active Vitamina C, maschera idratante e illuminante. Se non erro, l'ho già provata e mi era piaciuta. Il fatto è che mi sono accorta in cassa di averne prese due. Non era mia intenzione, costavano 2 euro l'una e però vabbè, ora cosa facevo? La lasciavo giù, la riportavo indietro, va bene, non va persa, la farò. Anche perché ho questo ricordo comunque che mi ero trovata bene. Però sì, secondo me le ho proprio sfilate, le ho buttate nel carrello, non mi sono resa conto di averne due in mano e forse proprio avendone comprate due c'era questa pochettina che però, vabbè, non, ecco, non saprei neanche per cosa usare di preciso. Non male, però sono quelle cose che accantonerò e poi magari quando mi sposto per qualche viaggio, per qualche gita, allora tiro fuori. Amazon, ora Amazon. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Quest'inverno sta mettendo alla prova la mia pelle nel contorno del naso e in questa zona. Io non so perché riesco a tenerla a bada, ma davvero se sto attentissima e continuo la notte inteso la skincare routine serale, comunque ad insistere con dei prodotti molto grassi, occlusivi in questa zona, altrimenti non so perché, ma questa zona mi si sta consumando, mi presenta proprio due macchioline simmetriche, disidratate e secche. E quindi, visto che questo inverno mi sta mettendo alla prova, ecco che io rispondo con il prodotto più occlusivo della storia, e quindi la vaselina. L'ho comprata su Amazon, ovviamente si parla di petrolato. Io non disdegno, soprattutto per un uso localizzato e finalizzato, ecco, alla notte, proprio all'effetto occlusione per trattenere il più possibile l'acqua e far agire i prodotti. Vedo che comunque anche su Instagram Lolla Miss Strawberry Fields. Chi è che la chiama ancora Miss Strawberry Fields? Boh, mi è venuto così, insomma, sapete di chi parlo. La usa spesso anche sul viso, ma vedo che comunque viene utilizzata anche per le mani, le labbra secche, eventualmente mi vengono in mente i gomiti, tutte quelle zone su cui intervenire in modo proprio localizzato. So che l'ha comprata recentemente anche Lori, Wake Up and Makeup, non è più molto attiva, ecco, su YouTube, però su Instagram la trovate quotidianamente sul pezzo e anche lei l'aveva vista da un ragazzo, ialuronico con l'H, forse si chiama quel ragazzo, non vorrei dire una cosa per un'altra, ma se io mi ricordo ci tengo sempre a citare le persone e quindi insomma proviamo, proviamo. Devo dire che l'ho messa in uso, si vede che ci ho cacciato dentro le dita già un paio di volte e secondo me mi aiuta, però l'ho messa solo qui e ai contorni, ai lati del naso.
Proverò magari anche sulle labbra, sulle mani, sui piedi per fare qualche impacco, perché poi io ho i calzini in silicone, quindi è un prodotto comunque multifunzione. Poi, un prodotto che in realtà non ho qui, ma vi metterò magari una clip, può interessare a chi fa contenuti, preso su Amazon, è questo portacellulare che in realtà è pensato per l'auto. Quindi ha questa ventosa per essere posizionato e tenere, principalmente il cellulare. Io però l'ho attaccato allo specchio, spero di creare delle situazioni un po' agili per registrare dei contenuti smart, e cioè truccare mi trucco comunque quasi tutti i giorni, struccare mi strucco tutti i giorni, possono essere delle situazioni in cui comunque quella cosa la faccio per registrare e farla insieme a voi e condividere dei momenti e dei pensieri. Però ecco, mi serve magari una situazione un po' più comoda che venire qui in postazione e portarmi i prodotti, soprattutto per quanto riguarda i contenuti skincare, che mi piacerebbe un po' aumentare sul canale. Quindi per ora l'ho posizionato, la ventosa è veramente molto aggrappata, molto sicura. Controllate sempre la compatibilità con il vostro telefono. Questo era compatibile con il mio iPhone per la dimensione, poi ce ne sono alcuni che invece sono compatibili con tutti. Si ruota a 360 gradi, insomma, è un prodotto interessante. Magari vi lascio il link di tutti i prodotti Amazon nell'info box, così se a qualcuno interessa vi dico, mi sembra ben fatto e io l'avevo preso scontato, era in offerta a 10 euro. Ecco, l'unica cosa è che l'ho montato in un bagno che è quello di servizio dove io svolgo tutte le mie faccende, ma siamo veramente alle strette perché è un bagno un po' piccolo e non sono tanto convinta. Forse mi sposto nel bagno di questo piano che invece è decisamente più ampio e più libero, anche se a quel punto cade la comodità perché dovrei portarmi i prodotti qui e io in realtà non uso questo bagno per skincare. Vabbè, questi sono problemi miei, non vi preoccupate, la situazione a voi arriverà già risolta, ci penso io chiaramente, il mio canale, quindi non vi preoccupate, insomma voi dovete solo godere dei contenuti. E ho deciso di acquistare con notevole ritardo un'agendina, un'agenda devo dire senza pretese, da pochi euro. Quest'anno mi sono sopravvalutata e così spavalda, ho iniziato l'anno senza agenda. Allora, io non ho un lavoro che mi richiede necessariamente un'agenda, ma purtroppo la mia memoria sta diventando scarsissima, la mia testa non mi accompagna, ecco, sempre sempre, e quindi anche se non è richiesta necessariamente per lavoro, è richiesta per la gestione di tutto, di mia figlia, di alcuni appuntamenti che ha Fabio, e vi assicuro che Fabio si dimentica anche di andare dal barbiere che lui stesso ha prenotato il giorno prima. Quindi, insomma, noi donne gestiamo un po' tutta la famiglia, perché alla fine, dai, siamo un po' le segretarie della famiglia. E quindi ho la necessità di appuntarmi delle cose molto veloci, io non devo scrivere dei poemi. Quello che io gradisco è un'agenda verticale, settimanale verticale, quindi avete tutta la settimana sulle due pagine, voi iniziate lunedì e chiudete la domenica e avete il colpo d'occhio sulla vostra settimana verticale, quindi bene o male. Alcune hanno gli orari addirittura, questa non li ha, giusto? Non li ha, ha solo dei puntini che vi aiutano a tenere, mi si è sbeccato, eh? Dei puntini che vi aiutano a tenere appunto la riga, insomma, a scrivere in modo ordinato. Poi qui c'è la sezione priorità, qui vedete il mese completo, qui avete uno spazio per le note che comunque non guasta, magari ho un'idea video oppure qualcosa, un numero di telefono da appuntarmi, qualcosa di più importante, qualcosa che devo prendere per quell'appuntamento che devo portare con me sicuramente, però quello di cui ho bisogno è proprio vedermi la settimana così, colpo d'occhio, e capire cosa devo fare, quando e perché. Perché non me lo domando sempre, vi dico la verità. E sinceramente, l'anno scorso ho preso un'agenda, sempre settimanale così, verticale, perché ci sono anche settimanali orizzontali, ma non ce la faccio, non mi trovo proprio. Di Smart Panda, è sempre un brand che trovate su Amazon, la ho amata, era in formato A4 se non erro, quindi piuttosto grande, ma non è
L'agenda è una cosa che io mi porto dietro in borsetta in ogni mio spostamento, è una cosa che io ho lì fissa sul tavolo a casa e la sera mi riorganizzo, mi ricentro, metto giù i miei appuntamenti. Quindi anche se è grande non mi dispiace e vi dico, quella di Smart Panda, un'altra cosa che me l'ha fatta amare, aveva la copertina in ecopelle flessibile. Ho tutte le mie fisse anche sull'agenda, non mi piace la copertina rigida, deve essere qualcosa di a livello tattile piacevole, però queste sono le mie fisse assolutamente personali. Avrei ricomprato quella di Smart Panda anche perché mi piaceva nera così tinta unita, sono molto triste, devo dire, dal punto di vista delle agende, ma quando iniziano a esserci troppi ghirigori, troppe frasi motivazionali, stickers, io vado in confusione, mi disturbano, quasi mi irritano, vi dirò. E quindi per me nera in ecopelle, bella grande, così verticale, insomma, vi ho detto tutte le caratteristiche. C'è un video, magari ve lo lascio nell'info box. Per me era perfetta. È vero anche che l'anno è iniziato, vedo che comunque non è andata in sconto e costava sui 25 euro. Si può fare, chiaramente è una cosa che poi sfruttate tutto l'anno, però ho detto: ma sì, dai, proviamo anche qualcosa di molto più economico. Si sa mai che. Ci sta come rapporto qualità-prezzo e ho provato questa. Il brand è June and Lucy. Tra l'altro, ho come avuto l'impressione che loro siano famose, hanno una pagina Instagram, sono delle blogger, non ho capito bene. Io non le conosco, però creano tutte queste agendine e qui c'è scritto: ma prima un caffè, che mi sembrava abbastanza in tema con la mia vita, ma ce ne sono anche altre. Non ero sicura di questa fantasia così fantasiosa, così floreale, però devo dire che tutto sommato non mi disturba, anche perché poi, soprattutto appunto dentro, è piuttosto lineare, ecco, senza tanti fronzoli ed è quello che cercavo. La copertina è flessibile, però non è in ecopelle, quindi temevo che potesse essere uno di quei libretti proprio di poca sostanza. Invece devo dire che comunque ha un tocco soft touch, quindi è comunque piacevole, certamente è flessibile, ecco, non è in ecopelle flessibile, che comunque ha una sua robustezza. Non ha il classico elastico dell'agenda, però vi ripeto, se non la dovete portare dietro come me, una volta che sta lì, ecco, se la mettete chiaramente in una borsa, in uno zaino, allora forse è più utile l'elastico. Ok, devo dire che avendola pagata una cosa come 6 euro, per me ci sta. Per l'uso che ne faccio io, ecco, per l'esigenza che ho io, che non è così stretta dell'agenda, questa va benissimo. Ottima, sono soddisfatta e appunto ho già iniziato ad appuntarmi tutto, anche perché veramente io ieri mi chiedevo, perché l'avevo un attimo messa qua per registrare e quindi non mi ero appuntata negli ultimi giorni gli appuntamenti presi, l'appuntamento per la bambina, per questa cosa, l'appuntamento per il cane, l'appuntamento per delle cose nostre, di me e Fabio. Quindi ho iniziato la settimana così, senza sapere che cosa mi aspettasse, veramente non ci ho capito niente di quello che mi aspetta questa settimana. Adesso che ho registrato e che posso rimpossessarmi della mia agenda, che era rimasta qua in sospeso qualche giorno, è meglio che mi metta giù gli impegni che ho preso. Ok, questo era veramente tutto. Spero interessante o che comunque sia stato un momento di compagnia. Io adesso vado, che devo anche rapire la mia cucciola per una bella doccia. Che ve ne frega, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Mua!